Un giorno a scuola di teatro. Salve a tutti, gente! Questo è il mio monologo sui pipistrelli. Come narrano le leggende, essi sono infime creature dell'oltretomba, bestie di Satana, inutili e orride creature che prelevano sangue grazie alle loro aguzze zanne. Orride trasfigurazioni dei vampiri. Anche il celebre Conte Dracula era un pipistrello, sapete? È così! È così! Ragazze, che vuoi? Cerco di recitare. Ma che te ne importa? Ma lei non ti va? Sparisci. Ascoltate, ragazze. Qui qualcuno di professionale sta cercando di lavorare, perciò... Professionale. Ma mi prendi in giro? Ma non sai neanche cosa sono i pipistrelli. Tranquilla, adesso te lo spieghiamo noi. Tanto non vi sento, niè. I pipistrelli, infatti, sono creature che si trascinano sulle spalle una lunga tradizione negativa. Sono gli unici mammiferi a frequentare regolarmente le grotte e sono la sola presenza evidente in gallerie e pozzi. Essi possiedono un sonar biologico interno che fornisce loro un'immagine acustica del mondo. I pipistrelli sono gli unici mammiferi in grado di volare attivamente, grazie a una membrana di origine cutanea detta patagio, tesa tra il margine laterale del corpo, le ossa degli arti e la coda. Essi si nutrono di insetti, ma con l'avvento dell'uomo e dei pesticidi, la sopravvivenza dei pipistrelli è sempre più a rischio. E da quanto avete detto, non sono nemmeno pericolose, giusto? Certo che no! E sono delle creature molto pacifiche. Non come dici tu. Lasci capire. Ma la mia recita! Tranquilla, ti offriremo una pizza. Ui! Sarà una serata molto lunga.